Uscito sulla strada, un tale gli corse incontro e, gettatosi ai suoi piedi, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gli disse Gesù: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono all'infuori di uno solo, Dio. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre.» Quello gli rispose: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate sin dalla mia fanciullezza.» Allora Gesù, guardandolo, lo amò e gli disse: «Ti manca ancora una cosa. Va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi.» A queste parole, però, quello corrugò la fronte e se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!» I discepoli si stupirono per queste sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: «Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio.